come rendere Chrome blu o di qualsiasi altro colore. Lo andiamo a vedere in questo video, perché molti e molte se ne sono accorte che il mio Chrome non è del colore normale, cioè così, bianco, ma anche è blu. In questo video lo andiamo a vedere, no, prima però di avervi ricordato di fare queste cose che non vi sto qui ad elencare perché sono tutte belle. Da notare che sto usando Backboard, di nuovo l'ho ripreso, perché ad un certo prima lo avevo chiuso, praticamente che non lo usavo più, però poi ho detto perché no continuarlo ad usare, ed eccoci qua che lo continuiamo ad usare. Come facciamo? Questa cosa è davvero semplice, basta fare personalizza. Qui potrete aggiungere, andiamo a vedere praticamente come personalizzare Chrome in questo video. Potremmo mettere sia uno sfondo, quindi non colore a tinta unita, tipo potremmo prendere un pacchetto della natura cliccando anche aggiorno ogni giorno, quindi ogni giorno cambierà lo sfondo, questo qui è molto utile, ne scegliete uno e fatto. Ma se lo volete rendere blu, due sono le cose, la più semplice è andare nello sfondo, quella, anche quella lì non proprio, come dire, non è proprio fatta apposta, andare il colore a tinta unita, qui vediamo un po' se si... niente, non c'è molta linea, vabbè, niente, comunque, oppure il modo più semplice è fare colori e tema, ed ecco qui potete selezionare, vi potete sbirciarire con tutti i colori, potrete mettere così, così, nero, questo qui è molto bello, nero, o grigio, rosa, giallo, di tutti i colori. Se non vi bastano questi, ne potete anche mettere uno custom, tipo volete un rosso accesissimo, anzi prendiamo un colore che non c'è, tipo questo viola, ecco qua che diventerà viola. Quello, se lo volete blu esattamente come il mio, eccolo qua, ed ecco qui che abbiamo reso il nostro Chrome blu. Possiamo anche mettere le scorciatoie, vedete, possiamo mettere sia le mie scorciatoie, cioè le aggiungiamo noi, oppure i siti più visitati, cioè quelli là che usiamo di più, oppure possiamo nascondere scorciatoie, non mostrare delle scorciatoie in questa pagina, ce lo facciamo, come vedete non ci sono. La maggior parte delle volte noi lo terremo attivo, mettiamo tipo siti più visitati, vediamo che succede. Vedete, questo qui è il sito che visito di più con questo computer. Ok, bene, abbiamo fatto questo breve ma bel video. Io vi super ringrazio di aver visto il video fino a qui e vi do un appuntamento alla prossima.